Mister, la prima vittoria in casa è una vittoria importantissima, soprattutto dopo la bella vittoria importante anche ad Ascoli. Sì, serviva perché abbiamo dato, così, facendo un'altra vittoria, il morale sale, migliora anche la classifica ovviamente. E la squadra ha interpretato molto bene la gara, quindi il primo tempo è stato abbastanza equilibrato, invece nel secondo, a mio avviso, abbiamo così, dominato e meritato di vincere, abbiamo avuto almeno 3 palle gol prima di sbloccarla con Verde. È uno Spezia che sta iniziando a indossare sempre l'abito giusto a seconda della partita, di cosa richiede il gioco. Sì, quella a mio avviso è una cosa molto importante nel calcio di oggi. Il Bari è una squadra che tiene il ritmo basso, che palleggia molto, ha tanti centrocampisti palleggiatori. E perciò nel secondo tempo, con la giusta pressione, abbiamo rubato tanti palloni, tra l'altro anche quello del gol. E abbiamo creato le occasioni per riuscire a portare a casa la vittoria. Allora Dani, oggi hai celebrato le 100 presenze in maglia bianca. Partiamo da qui, ti chiedo innanzitutto quanto sei felice e orgoglioso di aver raggiunto questo ambito traguardo. Sì, non ci sono parole, veramente un orgoglio indescrivibile. È stata una serata fantastica che ricorderò per sempre perché cercavo tanto di mettere la ciliegina che poi è arrivata e veramente non lo dimenticherò mai. Come detto, si è rivelata poi una serata davvero incredibile. Sei riuscito a trovare il gol nel nostro stadio. Raccontaci l'emozione del gol e quell'esultanza bellissima sotto la nostra curva. È stata una liberatoria perché comunque davanti alla mia gente, dopo tanti anni qui, in un momento difficile, mi sono liberato insieme a loro perché ce lo meritiamo, meritiamo tanto e speriamo di continuare così. Allora Pio, questa sera una vittoria voluta e conquistata con i denti, diciamo. Quanto vi mancava e ci mancava vincere qui nel nostro stadio? Ci mancava tantissimo perché i tifosi non hanno mai fatto mancare il loro sostegno dall'inizio, anche se abbiamo passato periodi più brutti in campionato, e quindi avevamo molta voglia di regalargli una gioia anche a loro in casa nostra. E abbiamo dato tutto per farlo e finalmente ci siamo riusciti.